Ragazze, ciao ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a riproporre un video che vi è piaciuto tanto, quindi andremo di nuovo in casa di una VIP e andremo a vedere come in questo caso lei effettua il suo make-up per tutti i giorni. In realtà è assistita da un make-up artist che all'inizio del video io ve lo taglio perché sennò siamo qua tutto il giorno, ve lo presenta come appunto un ragazzo del suo staff che si occupa del suo make-up quotidiano. Anche in questo caso, ormai tanto lo sapete, sto parlando di Chiara Ferragni. L'evidente somiglianza direi che è palese, non ci sono assolutamente dubbi. Diciamo che in questo caso veramente i colori sono completamente all'antitesi una dall'altra. E niente, noi andremo a tentare di riprodurre quello che il suo makeup artist fa utilizzando prodotti di Lancôme piuttosto che prodotti della Sisley e di Laura Mercier. Noi cercheremo di andarlo a riprodurre utilizzando solo Makeup Avon, cercando insomma di cavarci con quello che io ho in casa. Siccome a inizio video lei ha già la base fatta, il ragazzo dice che ha applicato solo un velo di fondotinta, anche io mi presento al vostro cospetto oggi con la base fatta e ho utilizzato, ve lo mostro rapidamente, non ve l'avevo mai mostrato sul canale, questo fondotinta delle New con SPF 15. Io posseggo la colorazione Natural Beige, è un fondotinta di cui si parla pochissimo ma che in realtà è molto valido perché è molto idratante, quindi per le pelle secche è un ottimo fondotinta, è un pelino scuro per me ancora, non tanto perché in questo caso abbia sbagliato la colorazione, ma perché ossida un pochettino. Io ho applicato lui come fondotinta, anche se loro non lo dicono, dicono solo che hanno uniformato la palpebra. Io ho utilizzato come correttore il Power Stay, questo qui, che io posseggo nella colorazione Golden Fair. Chi mi segue sa che non amo particolarmente questo correttore, l'ho utilizzato sia sulle palpebre sia per correggere un pochino le discromie e anche nel contorno occhi. Quando ci avvicineremo per il trucco capirete perché non mi fa impazzire. E ho fissato tutto con un velino di cifra, questa qua dell'Avon, la Magifix, quella in polvere libera comunque, quindi questo è come ho fatto la base. Ma 1, 2, 3, via, andiamo a vedere come viene preparata la nostra Chiara Ferragni. Pronti? Allora, ok. Prima cosa, dici tu. Creo le ombre nell'occhio, che adesso abbiamo coperto le occhiaie, abbiamo messo un filo di fondotinta e quindi ora con un brown leggero creiamo le ombre che ci daranno la base per il tuo make-up. Stiamo facendo le ombre sugli occhi. Esatto, adesso fisso quello che ho messo in crema, così rimane più a lungo visto che il tuo make-up Così sente lui lui tanto che vive. ride. Io in futuro come make-up artist. Adesso utilizzo l'ombretto chiarissimo di Lancôme Lancôme. per mettere in evidenza tutti i punti luce, quindi all'interno dell'occhio. Ok, eccoci qua, quindi abbiamo visto che il makeup artist gli va a creare delle ombre utilizzando un marrone molto chiaro. Noi andremo ad utilizzare praticamente per la totalità del video la palette di Avon, la Supreme Playbook. Per questo motivo la palpebra l'ho lasciata umida perché sapete che non è una palette troppo pigmentata. E c'è un altro fatto che penso che l'avrete notato: lui a un certo punto dice che gli illumina sotto l'arcata sopraccigliare nell'angolo utilizzando dice un ombretto, ma in realtà vado ad utilizzare una matita color burro. Io non ce l'ho di Avon, per cui utilizzerò sempre un ombretto presente in questa palette. E vado come colore, come marrone molto chiaro, ad utilizzare questo qua della palettina che si chiama Ritual, questo colore qua che è un matte, eccolo qua. Mentre poi andrò ad utilizzare per illuminare il mio punto luce e l'arcata sopraccigliare questo colore qua, penso, proprio di sì, questo colore qua che si chiama Radiant. Iniziamo subito. Ecco qua, prendo un pennellino pulito per il mio marrone.
carico il pennello, vi avvicino un pochino, penso che vi farò in camera soltanto un occhio per accelerare la pratica. Avete visto che lui, a parte che non va troppo di precisione, poi sistemerà più avanti, in realtà non si limita solo alla proprio alla zona di transizione, ma scende parecchio giù questo colore in realtà. Quindi gli fa quasi tutta la palpebra, non arrivando però alla radice delle ciglia, perché poi metterà un altro ombretto. Quindi noi andiamo a fare lo stesso, non siamo neanche troppo precise, perché per fortuna usa colori molto neutri che si aggiustano abbastanza facilmente. Come potete vedere, questo ombretto nella cialda sembra molto più scuro di quello che poi in realtà si rivela essere una volta steso sull'occhio. Creare quest'ombra, questa grossa ombra, che ripeto non va troppo di definizione, e lo andiamo a fare anche dall'altra parte. Adesso non vedrete niente, io cerco di non fare un papocchio utilizzando solo la camera. Sto usando un pennellino di Jessup, che è il numero 231, ed è un pennellino a penna che può sia diventare molto di precisione, sia appunto, come in questo caso, non c'è bisogno, perché lui, vi ripeto, poi sfumerà tutto quanto più avanti. Con lo stesso pennello mettiamo sempre un pochino di prodotto anche sotto, molto molto leggero qua sotto, quasi in modo impercettibile. Beh, c'è da dire che con gli occhi di Chiara Ferragni non è che c'è bisogno di usare chissà quale artificio per metterli in evidenza, sono già abbastanza in evidenza per conto proprio. Come vi dicevo, lui ad un certo punto parla di un ombretto chiaro, invece utilizza una matita a burro, noi invece andremo ad utilizzare, ho cambiato idea, no, continuo ad utilizzare Radiant, lo vado a mettere nell'angolino con un pennello, quelli un pochino più piccoli che c'ho a disposizione, nella nostra, nel condotto lacrimale praticamente, e poi lo utilizza anche nell'arcata sopraccigliare. Lui è salito molto di più di me con gli ombretti. Io per il momento mi tengo bassa, perché poi lui sfumerà, ha una manualità diversa da me, e non vorrei fare un papocchio e trovarmi l'ombretto fino a non so dove, non riuscire più poi a sfumarlo. Comunque, abbiamo applicato anche qui i nostri, diciamo, punti luce, andiamo avanti, vediamo e scopriamo che cosa combina poi questo Makeup Artist sulla nostra Chiara Ferragni. Adesso utilizziamo questo per la palpebra piena. Riempiamo tutta la palpebra. Sempre di Lancôme? Sì. Okay. Wow! Eccoci qua, abbiamo visto come lui applica su tutta la palpebra mobile, che nel mio caso è molto risicata, un prodotto di Lancôme, un ombretto di Lancôme, che a mio modestissimo avviso in questa palette quello che gli assomiglia maggiormente è questo, che si chiama Satin, questo colore qua. Proviamo a vedere se riusciamo ad applicarlo, perché questo mi ricordo che era un colore che non scriveva molto. Noi ci proviamo, facciamo impossibile, è il colore che ci si avvicina di più. Vediamo un pochino, che tiriamo fuori. Quindi, come vi dicevo, lui prima scende molto col marrone, poi dopo prende questo ombretto e praticamente gli ce lo spavacchia su tutta la palpebra mobile. Vabbè, lei ci si avvicina un pochetto, molto meno vivido di quello che applica lui, molto meno brillante, ma che sappiamo. Provate a vedere se c'era qualcosa che poteva adattarsi della distillery, ma
Non c'era niente, quindi per oggi utilizzeremo tutto questo. Ecco, quindi lui al centro della palpebra mette questo ombretto, lo andiamo a fare anche di là, come vi dicevo, è un trucco abbastanza semplice. Con gli occhi abbiamo quasi finito. Cerco di tamponarlo, perché se provo a sfumarlo, l'ombretto sparisce completamente. Ok. Noi il nostro l'abbiamo fatto, andiamo a vedere cosa combinano nella prossima clip. Adesso sfumiamo i tratti che sono troppo definiti. Eccoci qua, come vi avevo detto a inizio video, lui poi dopo sfuma tutti quanti i tratti perché li definisce troppo definiti. Quindi andiamo con lo stesso pennello dell'inizio a sfumare un pochettino i bordi e anche a riaggiungere un po' di marrone perché sta man mano sparendo. Vi ho tagliato tutte le clip dove c'è lei che gioca col piccoletto, con Leone si chiama, il figlio di Fedez e la Ferragni, ditemi voi perché io sono ignorante in materia, non sono proprio una super amante del gossip. Quindi lui va delicatamente a sfumare tutti i bordi del make-up che ha fatto perché, ripeto, li definisce molto, un po' troppo definiti, troppo netti. A me non mi sembrava, però vabbè, noi per par condicio lo facciamo. E ok, e abbiamo fatto anche questo. Vediamo come agisce poi questo make-up artist su Chiara Ferragni. Tiriamo le ciglia. Allora. Una cosa che mi sono un po' negata a fare da sola. Allora, io uso due mascara. Questo per le ciglia inferiori, che è Hypnose di Lancôme Volume. Invece questo è Monsieur Big, che utilizziamo per le ciglia superiori, che le fa tanto Ora vi faremo vedere bene. come. Esatto. Ovviamente facciamo sempre prima quelle di sotto, perché così quando poi Chiara... Perché Chiara dovrà guardare su, non si sporcherà la Ecco, io faccio palpebra. sempre il contrario, sbaglio, infatti mi sporco tutta la pelle. Con un gel. Amore, ci sono i commenti di Leo sotto. Leo ci giudica perché lui potrebbe farlo meglio. Allora, eccoci qua, siamo arrivati al momento principale del video dove si terminano gli occhi e loro cominciano a tirare fuori degli aggeggi che a me personalmente terrorizzano. Abbiamo un piegaciglie, eccolo qua, il mio è dell'Avon, se non ricordo male, e vado a cavarmi l'occhio in vostra compagnia. Io una cosa che, ragazze, ho sempre odiato il piegaciglie, ve lo dico. Mi ha sempre fatto una paura cane, ma da quello che ho capito anche a lei, perché gli dice che da sola è negata ad usarlo. E di solito se si è negati ad usarlo perché il meccanismo è talmente semplice è per paura. Ecco qua, abbiamo piegato le ciglia, loro utilizzano due mascara, qua ci dà anche un'indicazione utile il makeup artist, perché ci dice che vanno sempre fatte prima le ciglia inferiori, invece noi matematicamente facciamo prima le superiori, le inferiori o non le facciamo proprio, se le facciamo in un secondo momento, a quanto pare sbagliamo e ci sporchiamo. Andiamo anche noi ad utilizzare due mascara, sono due tra gli ultimi usciti in casa Avon, e abbiamo il Distillery e l'Euphoric. Allora, questo è lo scolino dell'Euphoric, che è molto grande, come potete vedere, una clessidra leggera. E invece questo è quello della Distillery, che ha uno scolino decisamente più piccolo. Quindi inizieremo dal Distillery per le ciglia inferiori, perché appunto ha uno scolino più piccolo e quindi cerco di non far danni. E poi useremo l'Euphoric per quelle superiori. Ecco, detto fatto.
Abbiamo applicato il mascara, quindi il distillery, in quelle inferiori. E adesso andiamo con l'Euphoric su quelle superiori. Lui usa roba di Dior, il Dior Show, Lancôme, insomma, mascara molto conosciuti. Noi usiamo i nostri di Avon. Vediamo un po' che viene fuori. Ok. Questo è un mascara dall'effetto a mio avviso molto naturale ed è un mascara un pochino asciutto già da subito, da quando lo aprite, un po' i difetti del passato dei mascara Avon che erano sempre un po' troppo asciutti e si era cominciato un po' a correggere con l'Extreme, con questi prodotti qua. Qua siamo ritornati a questo livello di secchezza del prodotto. Il punto forte di questo mascara, che non è il mio preferito, anche se fa delle belle ciglia, che è veramente leggero sugli occhi, non si sente, non dà quel senso di pesantezza, anche se andate poi magari ad insistere un pochino di più. Nel passaggio successivo lui mette un mascara per le sopracciglia. Io vado a mettere sempre quello di Avon, il Brow Mascara, che io posseggo nella colorazione Light Brown, e gliele pettina verso l'alto. Lei ha sicuramente anche il microblading, perché si vede che già ce l'ha sistemate di base, quindi diciamo che. Allora, questo prodotto è buono, io tanto per cambiare ho sbagliato la colorazione, quindi per me è chiara. Tra il fatto che adesso ce l'ho selvaggiamente non curate. Ah, estetiste del mio cuore, dove siete? Però ne sto approfittando, vi devo dire la verità, sto cercando di prenderla con filosofia questa cosa, perché normalmente dovendo andare al lavoro, comunque avendo una pseudo vita sociale, è difficile riuscire a cercare di farle crescere per fare in modo che le estetiste abbiano più manovra, più possibilità di aggiustarle, quindi ne ho approfittato e quando finalmente riuscirò a prendere appuntamento dall'estetista sicuramente avrà più margine per sistemarle. Comunque abbiamo fatto anche questo, andiamo a vedere come vanno avanti. Adesso mettiamo un po' di blush, che è quello che utilizzo in realtà sempre su Chiara, che è un blush di MAC. Così le guanciotte. Esatto. Mi fa ridere questo movimento. È bello, amore. È stato bravo, Manu? Dopo ti facciamo giudicare, amore. Adesso la nostra parte preferita in assoluto. L'illuminante. Highlighter. This one is from Charlotte Tilbury. Puoi spiegare ai tuoi follower, anche quelli stranieri, che utilizziamo questo il giorno perché essendo in crema ci sembra più delicato We use this per one, this highlighter, during the day because it's a creamy one, so it stays longer during the day, even if it's wet and stuff. Ok ragazze, quindi blush ed illuminante. Lui dice che utilizza sempre un blush di MAC su Chiara, ma non ci dice qual è il blush. Noi invece andremo ad utilizzare questo dell'Avon True Illuminous Blush, che è nella colorazione Soft Plum. Quindi questo qua classico, me lo vedete sempre, non ho tantissimi blush di Avon, mi scordo sempre di prenderli, è nel nostro caso questo color malva. Andiamo con un pennellino da blush che adesso troverò, abbiate fede che lo troverò, eccolo qua. Andiamo a prelevare un po' di blush, pochino perché lui ne mette poco in modo molto delicato e questi blush sono abbastanza pigmentati. Sorridiamo alla vita e andiamo appunto ad applicare il nostro blush.
Dice anche che ovviamente glielo applica perché Chiara Ferragni ha un viso che potrebbe essere un ovale quasi perfetto, molto lineare, e cerca di alzargli un pochettino le guance, mettergliele in evidenza con il blush. Sicuramente quando gli fanno make-up più strutturati per serate più importanti o per shooting, dovranno farle un po' di contouring perché ha appunto un ovale molto delicato. Quindi, se si vuole enfatizzare molto lo zigomo, molto il blush, sicuramente gli faranno molto il blush, molto la guancia, gli faranno un po' di contouring, che ovviamente per tutti i giorni decisamente non ne ha bisogno. Vanno poi ad utilizzare di Charlotte Tilbury un illuminante in crema, che è un illuminante molto delicato. Io non ne ho in crema di Avon. Vado ad utilizzare il bronzer stick, che è questo che ho preso nell'ultimo ordine. Vi avevo detto che mi serviva per un viso, per un video ho preso il Golden Touch. È sì un bronzer, ma secondo me è più adatto alla mia carnagione rispetto agli illuminanti in crema che ci sono, perché gli altri sono un pochino troppo su base bianca e a me non piacciono. Quindi ho pensato al fine, sì, ok, il video, ma di prendere un prodotto che magari riuscivo a riutilizzare. E vado proprio direttamente a metterlo nelle zone, poi lui lo stende con i polpastrelli, perché ovviamente i prodotti in crema poi stesi con i polpastrelli vanno ovviamente a scaldarsi e quindi si fondono meglio con l'incarnato. Lo mettiamo un po' dove gliel'ha messo a lei, insomma, così, senza esagerare. Vedete che nonostante sia un bronzer è abbastanza delicato. Quindi dovremmo riuscire ad ottenere il risultato che volevamo, che vogliamo. Voi dalla camera non vedete assolutamente niente, tanto è delicato. Dal video, dal vivo si vedono dei riflessi dorati, non ha una base colorata questo bronzer, quindi andiamo abbastanza tranquilli anche con una colorazione un pochino più scura. E ok, e anche questo, che mi sono macchiata col... Ottimo, benissimo. E anche questo l'abbiamo fatto. Adesso il video è in conclusione, praticamente si spostano sulle labbra, vediamo che cosa applica normalmente questo makeup artist sulle labbra di Chiara Ferragni per un makeup di tutti i giorni. Di, sempre di Lancôme, che picchiettiamo nelle labbra col Che dito. numero è questo? Ah sì. L'Absolu Rouge 290 poem. So it's l'Absolu Rouge 290 poem. Ti piace? On top, this one. On top of it, we put this lip gloss by Lancôme and it's L'Absolu La Care number 308, 308. Che è super leggero e fresco. Super fresh and light, guys. Bello! Ta-da! Final result. What do you like? Eccoci qua, ragazzi, abbiamo visto il risultato finale. Chiara ci chiede se ci piace il risultato che hanno ottenuto alla fine. È carino per tutti i giorni portabili. Lui applica un rossetto che è decisamente molto rosa, quindi io e lo applica con il dito. E vi devo dire che se continueremo con questa rubrica vedrete tante, tante personaggi famosi applicarlo in realtà con il dito e il rossetto. Io sono andata a prendere della linea matte, il Posh Petal, perché era veramente troppo rosa quello che metteva lei, quindi io vado a mettere un rosa più nude. Che se è molto freddo, ma poi tanto copro tutto con una specie di lucidalabbra, quindi mi vado con questo a schiarire le labbra, molto. Madonna, perché sta cosa col dito? Io invece amo le labbra definite con la matita, tutte belle e precise, vabbè niente, ci attacchiamo col dito, però il rosa, rosa fucsia no, quello concedetemelo. Ecco qua, quindi ho schiarito un pochino le labbra utilizzando un rossetto matte che vi ripeto è questo della linea matte di Avon nella colorazione Posh Petal e vado poi a
Qui lei prende in mano la situazione, lei mette un lucidalabbra, io vado a mettere una tinta della Distillery nella colorazione Batch 520 e vado a coprire praticamente tutto. Cioè, metto nel rossetto e poi via di lucidalabbra. Si assomigliano molto questi due colori, come potete vedere. Quindi non mi creano stacco nei punti dove non vado di precisione. E abbiamo applicato anche il rossetto. Quindi questo è il nostro final result. Fatemi sapere se vi piace. Abbiamo concluso anche questo video. Quindi da Casa Ferragnez è tutto. Spero che sia stato di vostro gradimento. Spero che vi siate divertiti. Avete passato qualche minuto simpatico. Vi ricordo che sotto nelle info box trovate il link al mio Amazon Store nel caso vi faccia piacere sostenere economicamente il canale. Altrimenti vi basterà iscrivervi. Commentare, lasciare un pollice su, in qualsiasi modo potrete sostenere questo canale e cercare di farlo crescere un pochino. Vi mando un bacio grande grande, grazie per aver seguito il video, ci vediamo alla prossima!